Buongiorno a tutti, ma come non sposiamo l'iniziativa, non è già sposata, abbiamo già fatto le nozze di qualche mese. Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, mi scuso per il leggero ritardo, ma alle 11 giustamente in genere si lavora, ci sono tante cose da fare, le scuole chiudono in questo periodo e bisogna ovviamente andare anche dai bambini che fanno le feste, che fanno queste cose. Ma che dire, Stefano De Colle ha detto delle cose estremamente vere, no? Il vento sta cambiando da diverse angolature, sta ancora girando un po' col vento, però si sta posizionando verso un lasco ed una poppa assolutamente favorevoli. I due strumenti nuovi che noi abbiamo, come dire, a disposizione in questo momento, oltre alla nostra buona volontà, sono effettivamente quelli che ha detto Stefano. Una collaborazione che metta assieme un po' tutte le cose che già abbiamo messo in moto, e lo ricordava, insomma, l'attenzione al turismo ciclabile, al turismo sostenibile, e quindi la possibilità di avere un filo conduttore che abbia delle valenze scientifiche, se mi permettete, io utilizzo spesso questo termine, intendendo dire che chi dice che cosa sa bene quello che dice, perché in questo mondo molto spesso ci sono tante persone, siamo una nazione di allenatori di calcio, da domani mi si dice, eccetera, eccetera. Quindi questo è uno strumento estremamente importante. Il secondo strumento, lo voglio sottolineare, il nuovo piano regolatore, al 20 di questo mese andremo in consiglio comunale, comincerà l'iter per approvarlo, noi siamo fiduciosi che ci sarà un'approvazione, come dire, ampiamente condivisa, perché i principi base sono poi non i principi del centro-sinistra o del centro-destra o del centro o non so di che, ma sono i principi che questa città negli ultimi anni, negli ultimi decenni ha espresso chiedendo effettivamente di cambiare strada. Sarà uno strumento base. Io aggiungerei un terzo strumento che non è stato citato, ma perché insomma sennò Stefano andava ore e ore avanti a parlare, che è altrettanto importante, che si chiama Europa. Si chiama Europa, come già abbiamo avuto molte volte occasione di dirlo, Europa per noi significa un treno che sta passando e sta rallentando aspettando che noi montiamo sopra. Europa per la città di Muggia, che diventa baricentrica rispetto a un territorio ben più ampio, significa non soltanto la possibilità di avere delle risorse che oggi per il patto di stabilità, per le note difficoltà finanziarie, per la crisi, per tutto quello che volete, non abbiamo, non noi, nessun comune ha, e quelle poche che abbiamo non possiamo spenderle. Europa significherà quindi la possibilità di averle queste risorse, di poterle spendere, ma soprattutto Europa significherà la capacità di governance. Cosa vuol dire governance del territorio? Vuol dire governo e alleanza, è una sintesi delle due parole. Un'alleanza tra i territori che stanno attorno alla città di Muggia e che sono la città di Trieste, la città di Monfalcone, la parte slovena e la parte croata dell'Istria, per costruire un territorio nel quale le cose le facciamo assieme. Il turismo sarà uno degli assi portanti di questo territorio. Io credo che insomma dovremmo veramente aver raggiunto la cima della salita, e io spero che adesso si cominci ad andare veramente o in discesa col vento in poppa, fai voi quel che volete. Grazie.